Ma no, non può essere un anniversario come gli altri perché abbiamo bisogno di riprenderci il senso della storia. È troppo facile in questi giorni di cambiamento, buttare la palla dall'altra parte, criticare, non avere sguardo, speranza. Oggi la speranza, lo sguardo e il coraggio di cambiare anche le nostre abitudini non ci possono che venire dal senso della storia, dal sentire che veniamo da qualcosa, da qualcuno. Abbiamo sentito Sergio e Otello. Io ho voluto che questi 70 anni della liberazione di Rimini venissero ricordati anche da chi è nato 70 anni fa. Nel 1944 Rimini è stata completamente distrutta. Le parole del commissario prefettizio erano: Rimini è una città distrutta. Il tema era ripartire, sì, ma da che cosa? Allora noi in 70 anni vogliamo parlare alle scuole, ai tanti riminesi che non sono nati a Rimini, che sono venuti da altre città, che magari non hanno la percezione di appartenere ad una dimensione collettiva. Andiamo nelle scuole, ci sono mostre di fotografie che raccontano quello che, virgolette, mi si permetta di dirlo senza retorica, è stata quasi un'Hiroshima italiana: l'82% degli edifici distrutti, 396 bombardamenti. Otello prima, questo neonato che ha 70 anni, ci raccontava di come sua mamma avesse inventato un ciuccio con due stracci bagnati per bagnarlo se c'era nello zucchero per farlo vivere. Rimini ha vissuto questa roba qua. Poi c'è stato lo sviluppo, il tentativo di ripartenza. Noi dal niente, dalle macerie della guerra siamo diventati un mito. 70 anni siamo diventati una grande capitale turistica, è venuta gente da tutto il mondo, è venuta gente ad abitare a Rimini. Allora, oggi viviamo un cambiamento, non c'è quasi speranza, non dico come allora perché bisogna avere rispetto della storia, là stavano peggio di noi, però nel cambiamento di oggi dobbiamo cambiare, ci riaggrappiamo alla nostra storia, per questo liberiamo Piazza Malatesta facendo dialogare il teatro inaugurato da Verdi con il castello di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Per questo dobbiamo avere il coraggio di riprenderci la storia del Ponte di Tiberio, non offendendolo. Il senso di questi 70 anni è riprendere l'appartenenza ad una città. Rimini è un tronco robusto che ha 2000 anni. Nel 1944 qualcuno ha provato a reciderlo. Sembrava che questa città, questo tronco che aveva 2000 anni, fosse morto e risorto in 70 anni di sviluppo. Oggi dobbiamo cambiare ancora. Aver avuto qua Sergio e Otello, che sono due neonati di 70 anni, che sono nati sotto le bombe, è per dire che noi apparteniamo a qualcosa. Il nostro passaggio, io da sindaco, è temporaneo. E quando sei qui, temporaneamente, puoi decidere di fare delle cose, devi avere il coraggio, come allora, del 44, di ripartire. Se ce l'hanno fatta allora, in una Rimini distrutta, ce la dobbiamo fare anche noi oggi, nella nostra Rimini.